Un saluto a tutti da iPhoneAssist. Tempo fa ho messo un video su internet che riguardava come assemblare un iPhone 3G o 3GS da zero. Questo invece lo facciamo per dire come si assembla un iPhone 4 da zero. Cioè abbiamo questo e nient'altro. Che cos'è questo? Questo è il corpo centrale dell'iPhone 4. Si chiama middle frame. Ed è la parte, il corpo su cui poi poggia tutta la struttura dell'iPhone 4. Come vedete non c'è nulla dentro, è vuoto, completamente vuoto, quindi è da riempire con le varie parti. La prima parte che consiglio di trattare è questa qui, dove va lo schermo. Cosa bisogna fare? Bisogna mettere prima di tutto questo qui per fare in modo che il pulsante non clicchi. Questo si chiama button DOM, è un aggeggino di latta, si può dire così. Qui c'è un cerchietto, ci si mette appena un goccetto di Bostik e ci si incolla sopra, come ho fatto io, il button DOM. Poi ci si mettono gli adesivi sotto, nella parte dove sta il pulsante Home, e sopra. Come vedete io l'ho già fatto, ma gli adesivi li trovate e potete inserirli. Dopodiché vi costruite un pulsante Home. Basta prendere questo dal vostro vecchio iPhone o lo comprate nuovo e il circuitino che è questo per il pulsante nuovo e lo andate ad inserire all'interno della fessura qui, poi lo mettete sopra, provate se avete fatto bene con il button DOM, cioè se clicca vuol dire che avete fatto bene. Questo clicca benissimo, quindi sono stato bravo. Mi faccio i complimenti da solo. Va bene. Poi, se volete, si potrebbe qui mettere la vite per inserire la levetta di estrazione che è qui messa e non è nemmeno facile raggiungerla. Dove si trova la levetta di estrazione? Si trova nel sito web www.iphoneassist.it e c'è una bustina di parti interne, si chiama proprio parti interne per l'iPhone 4. E in questa bustina troverete anche la levetta famosa che è questa qui da mettere qui dentro. E vi consiglio di comprarvi un tubetto o una bustina di viti adatte per l'iPhone 4. Se avete le vostre originali è meglio, comunque se non ce l'avete ci sono tutte le viti per ricomporre l'iPhone 4. Quindi a questo punto potreste anche inserire la levetta, anche perché siccome qui davanti adesso andrebbe messo lo schermo, poi non ci potete più lavorare se prima mettete lo schermo. Quindi il consiglio è di mettere prima questa qui. Oh, se non vi ricordate, cioè, o meglio, non sapete come va impostata, basterebbe avere un iPhone 4 vecchio, no? Qui per esempio io ho un iPhone 4 di un cliente, ecco qui vedete la parte alta sta da questo lato, no? Quindi siccome adesso qui sta a rovescio, se qui stava sotto, qui dovrà stare in sopra, quindi la levetta, quella più alta, va messa in sopra e poi va posizionata la vite qui, avvitando e si ferma. Spero di non essere stato di difficile comprensione. Allora, togliamo questo iPhone per vedere l'esempio. Quindi prendiamo la levetta di estrazione, la buttiamo letteralmente giù, la posizioniamo, poi prendiamo la vite e la mettiamo, ecco, non collabora, forse conviene metterla dal di sotto. Comunque se uno non si ricordasse, basta guardare dove sta il buco, vedete questo buco qui? Questo qui che vi sto indicando con il giravite? Qui dove noi inseriamo l'estrattore di SIM. È logico che quella parte più alta deve stare là, perché altrimenti non estrae la SIM, no? Quindi questo è sicuramente il senso della nostra levetta di estrazione. Cerchiamo di inserirla. Allora, riproviamo. Parte alta così, verso il tasto home la parte più alta, eh? Ecco, finalmente si è posizionata bene, adesso cerchiamo la vite giusta per fissarla, questa levetta. Io qui ho già un
un archivio di viti per l'iPhone 4, ovvero ne ho già estratte dal tubetto diverse e a seconda di quello che servono vado a prendere. Do un attimo un'occhiata sull'altro iPhone, come è fatta questa vite, per assicurarmi, insomma, di sono una vite piccolina, niente di particolare. Ne prendiamo una dal nostro archivio e la andiamo a posizionare là. Dovrebbe essere questa fatta a punta, guardate, ve la faccio vedere. Io vado a indovinare, di solito bisogna anche essere fortunati o portati, no? Vedete, questa vite è così, che si inquadra, fatta a punta, così come era anche a punta la vite che stava nell'estrattore di SIM del 3G e 3GS. E la andiamo ad avvitare. Ce n'è una sola di queste poi, quindi non vi potete sbagliare, perché ecco qui, si è avvitata benissimo, ho indovinato. Poi potete fare la prova, no? Prendete un estrattore di SIM e provate a vedere se facendo leva si muove. Guardate, lo mando prima indietro. È perfetto. Qui vi consiglio, dopo aver messo il button DOM, che sta qui, per far cliccare il tasto e aver messo gli adesivi, se volete ricostruire da zero il vostro iPhone 4, di mettere la levetta di estrazione. A questo punto possiamo anche chiudere, ovvero mettere lo schermo. Qui sopra andrebbe messo un piccolo film isolante, che è in arrivo, per ora non ce l'ho disponibile, comunque è in arrivo. E lo potrete poi trovare di certo sul mio sito web www.iphoneassist.it. Per ora non ce l'ho, quindi non ce lo mettiamo, anche perché se volete ovviare alla questione che manca qui quel film, basta lasciare il film dietro qui di protezione, non c'è problema. Allora, possiamo togliere la protezione a questi adesivi della 3M per andare a mettere al suo posto il vetro. Togliamo prima quello sulla destra, comunque è indifferente. Poi togliamo quello sulla sinistra. Ecco qui. Adesso ci dedichiamo a quello della parte superiore. Ecco qui. E poi c'è questo pezzetto, togliamo anche la protezione qui. Quello che dobbiamo fare attenzione quando mettiamo il vetro è quando inseriamo qui dentro i due connettori del vetro con touchscreen e dell'LCD, che questa parte qui è tagliente e potrebbe tagliare il touchscreen, ovvero questa parte più esile. Normalmente quando io vendo queste parti qui c'è una protezione che fa in modo che uno non la tagli. Beh, comunque basta stare attenti e non si taglia ugualmente, oppure se proprio pensate di fare danni, metteteci qui avanti del scotch, del nastro adesivo, qualsiasi cosa che lo protegga un pochettino mentre che lo inserite, ma che sia anche possibile poi rimuovere istantaneamente quando avete finito. Io non ci metto nulla, lo inserisco così perché sto attento e non lo taglio. Inseriamo così, vedete come ho fatto, no? Poi con il dito faccio in modo che il mio touchscreen non si vada a tagliare. Invece c'è l'adesivo che me lo porta su e me lo taglierebbe, e allora lo proteggo subito. Non voglio avere disavventure di questo tipo, anche perché penso saprete che un pezzo completo, perché purtroppo per l'iPhone 4 bisogna comprare tutta la parte, non solo una. Che ne so, non solo l'LCD o il vetro, pezzo completo di questo genere costa tanto. Allora che faccio? Prendo il nastro isolante, comunque va bene qualsiasi, lo taglio, faccio una piccola linea. Sentite il rumore dell'autobus? Qui passa di tutto, autobus, persone, è un laboratorio, quindi siccome sono vicino alla strada c'è del rumore. Allora, vediamo un attimino di proteggere questa parte, che altrimenti mi viene tranciata e non sarebbe da parte mia una cosa gradita. Allora. È una cosa lunga, assemblare
il corpo centrale completo dell'iPhone 4, non vi aspettate un video di poco tempo, ma poi sarete soddisfatti del risultato. Quello che manca è la scheda madre, quella dovrete usare la vostra perché non credo che si trovi in vendita una scheda madre per iPhone 4. Io ho trovato solo schede madri senza nulla, cioè vuote di ogni componente. In poche parole, poi i componenti non si trovano e quindi che ci mettete? Allora, vedete, l'ho protetto con il nastro, così stiamo più tranquilli e andiamo a reinserire. Prima inseriamo questa parte così, poi l'altra. Adesso, siccome c'è il nastro, vado tranquillo e vado a posizionarlo. Mica vuole entrare comunque. Non gli piace questa parte, non è sua, dice. Non ci si trova a casa. Allora, vediamo se riusciamo comunque a farlo scendere giù senza tagliarsi. Non so perché l'hanno fatto così tagliente questo. Ecco qui. Qui già c'è la retina. In caso non ci fosse, si trovano sempre purtroppo in vendita le retine. Ci deve essere anche la parte qui in plastica che regge, fa in modo che la fotocamera sia stabile. Ecco, forse ho dimenticato una cosa però, di inserire il tasto home, o meglio, l'avevo inserito ma è cascato. Prima di chiudere lo reinserisco. Non mi sono accorto, ma adesso andavo a premere e l'ho visto che manca. Quando c'è il nastro adesivo poi per lavorare è un casino perché si incolla dappertutto. Ecco, adesso sta nella sua sede, quindi posso scendere e inquadrarlo. Ecco qui. L'adesivo fa in modo che intanto temporaneamente lo schermo aderisca. Vi stavo dicendo, qui sotto c'è una parte in plastica che fa in modo, eccola qui, adesso si vede appena appena, che la nostra fotocamera risulti più stabile. Parlo di una fotocamera frontale, che sarebbe poi questa qui che io andrò a montare per costruire questo iPhone 4 da zero. La parte superiore si può dire che l'abbiamo già completata perché basta aver messo il pulsante home, no? Aver messo il vetro, la parte superiore è fatta. Bisogna mettere le viti, ce ne sono tante qui, sono quattro vitine piccole ai laterali e poi 3 e 3 ai due lati, destra e sinistra, sono quelle famose viti con le rondelle. Le dovremo pazientemente mettere, dopodiché possiamo passare a fare le altre cose. Quali sono le altre cose? Io partirei con le due retine, si trovano le due retine in vendita, le ho trovate finalmente, prima non esistevano. Poi le parti che coprono le retine, poi mettere il connettore dock qui. Eccolo qui, vedete, questo qui è il connettore dock, lo metterei al suo posto e qui avremmo completato, mancherebbe solo da metterci sopra questo, che sono nient'altro che le casse speaker, no? E c'è poi sopra questa parte qui con questo filetto che è l'antenna wifi, quindi andrebbe messo poi qui, così, in questo modo. E questa parte sarebbe completa. E poi andrei a riempire questa parte, ovvero bisogna mettere la fotocamera qui, bisogna mettere la parte audio qui, bisogna mettere tutto il circuito di accensione e spegnimento e anche con i sensori di luce, che è questo aggeggetto qui, eccolo qui. E poi bisogna mettere la fotocamera, quella piccolina che vi ho fatto vedere, questa. Da questa parte vanno messe le cuffie, le ho già preparate, ma sono da montare le cuffie, non sono già belle che montate. Dove sono andate a finire? Stavano sul tavolo, eccole qui. Queste sono le cuffie, sono da montare e le parti le trovate sempre sul mio sito, che sono queste le parti che vanno sulle cuffie, oppure se le avete le recuperate dal vostro vecchio iPhone 4, no? Le cuffie. E dopo aver montato le cuffie e tutta quest'altra parte, finalmente abbiamo finito, si mette la batteria e poi manca solo la scheda madre, che o trovate usata o prendete la vostra. E vi ripeto, io finora ho girato e rigirato, non ho trovato nessuno che venda una scheda madre, nessun fornitore, non parlo di utenti privati, che venda una scheda madre completa. L'ho trovata solo
scheda madre, cioè solo proprio lo schema della scheda madre, ma senza alcun componente. E l'ho acquistata perché mi serviva di vedere com'è fatta, come è lo schema della scheda madre dell'iPhone 4. Allora, abbiamo quindi completato la parte anteriore, adesso è inutile che vi faccio vedere come si mettono le viti, andrò a mettere le viti alla parte anteriore per saldarla, tenerla ferma e poi proseguirò con questo filmato.